Questa è una delle poche lastre rimaste dopo il bombardamento dell'8 maggio del 43. Distrutta in tanti pezzi, guarda. Mio padre scrive: il 9 maggio 1943 una grossa bomba sganciata da un liberator durante il famigerato raid sulla già martoriata città di Palermo esplose all'altezza del numero civico 72 della via Cavour, coinvolgendo nel suo cono di scoppio la loggia vetrata che coronava il palazzetto Incorpora, ultima e più stabile sede della Real Fotografia Cavalier Giuseppe Incorpora, prestigioso punto di riferimento ottocentesco dell'arte fotografica in Sicilia. Scomparivano per violenza o per necessità luoghi, documenti e materiali che oggi nel clima di rivalutazione culturale della fotografia sarebbero stati di inestimabile valore. Questo evento, il bombardamento del 9 maggio del 43, che distrusse la palazzina, provocò il primo allontanamento del mare dalla città, perché gli sfabbricidi dell'ultima guerra mondiale furono buttati a mare di fronte al foro italico, per cui quel rapporto diretto tra l'uomo e il mare cominciò a cancellarsi, perché la riva si allontanò di molti metri, forse un centinaio. Ah, ecco il mare. Si è spostata di tanto la riva. Sì, qua già c'era mare alto, diciamo. Attenta a qua a camminare, pericoloso. In Giappone hanno fatto pure il tipo come qua, le scariche, però creavano delle dighe a protezione. Certo, e poi e guadagnavano, questo è stato, non questa specie di rovina qua. Ma che rabbia, dove è finito? Qua era già mare, alto mare c'era. Perché il mare diventa un elemento quasi estraneo? Perché siccome gli agrumeti erano proprietà dei mafiosi, Vassallo e Company, veniva facile ad Andreotti, Lima e Ciancimino a fare i patti con questa gente per fare tutto quello che hanno fatto nelle costruzioni della città. Praticamente è lo sviluppo anomalo della città, lo sviluppo di una città di mare verso l'interno, non solo ma la distruzione di un patrimonio della città che erano gli agrumeti per scopi, diciamo, veramente di bassa economia. Vedo il mare, pare che avresti una bellissima donna. Questo
questo modo che vengo a fare qua. Io lo vengo a fare per non perdere, per non perdere l'abitudine. E secondo me è meglio che il corpo si immerge tutto l'anno piano piano, piano piano, piano piano. Così rimane sempre questa forza in me, vabbè, di poter sempre notare.